Lo scorso anno fu la siccità, quest'anno le piogge torrenziali. Non c'è davvero pace per gli apicoltori marchigiani al termine di due annate parecchio complicate per la produzione di miele, con le api che nel corso di questo 2023 hanno patito e non poco le ondate di maltempo che si sono succedute nella prima parte dell'anno. Primavera da dimenticare, estate un po' ripresa ma senza picchi, un bilancio disastroso. Coldiretti a livello nazionale ha stimato un calo produttivo del 70%. Per quanto riguarda le Marche, che tra aprile e maggio hanno subito pioggia ininterrotta per settimane e i riflessi della tragica alluvione dell'Emilia-Romagna, tra vento, colonnina di mercurio più bassa della norma e grandine, la produzione di miele di acacia e di mille fiori primaverile sono state azzerate. Gli apicoltori sono stati costretti a ricorrere ad alimentazioni di salvataggio con acqua e zucchero per far sopravvivere gli alveari. La produzione si è ripresa tra luglio e agosto. Secondo un'elaborazione di Coldiretti Marche su dati dell'Osservatorio Nazionale, rispetto allo scorso anno si stima un calo del 44% della produzione di miele di coriandolo, stabile il girasole con 9 kg ad alveare, mentre è raddoppiata la produzione di mille fiori estivo, 14 kg per alveare. Negli ultimi 5 anni però nelle Marche l'apicoltura è cresciuta sia nel numero di operatori, ad oggi oltre 3.300, sia nel numero di alveari, oltre 75.000.